La Madonna di Lourdes ha richiamato molti fedeli nella parrocchia di Santa Croce durante la giornata di festa dell'11 febbraio. Sei le messe celebrate questo sabato, durante le quali la parrocchia ha accolto i numerosi devoti arrivati per pregare e ammirare la statua della Madonna, davanti la quale è stato allestito un altare provvisorio. Le persone sono venute, in modo particolare nelle ultime 3 mesi la chiesa è stata piena e questo da una parte c'è un po' il bisogno di riscoprire la fede, il mondo ci si accorge che non ci dà niente e l'uomo ha bisogno di sostanza, ha bisogno di riscoprire se stesso e lo può fare soltanto stando in Dio. E l'amore verso la Madonna ci aiuta a raggiungere Gesù nella comunione con Lui, l'uomo e se stesso. Partiamo dal 1854, quando Pio IX proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione. 4 anni dopo, la Madonna apparve a Lourdes, una città consacrata già a lei, apparve a Santa Bernadette, l'ultima del villaggio. Durante la Santa Messa solenne delle 18 sono state benedette le famiglie, effettuato il sorteggio delle statue delle Madonnine. Essendo anche la giornata mondiale del malato, a loro è stata dedicata una preghiera. C'è una preghiera dedicata a loro e noi non festeggiamo qui con l'Unitas la giornata dell'ammalato, però abbiamo gli ammalati della nostra parrocchia, ma possiamo dire che tutti in un certo qual modo siamo ammalati, non soltanto fisicamente ma spiritualmente. Possiamo dire che la società è ammalata, soltanto nello scoprire Dio l'uomo riesce a sopportare la propria malattia e a superare le difficoltà della vita. Santa Bernadette aveva il tumore alle ossa, nessuno se n'era accorto sino alla fine della sua vita e lei riusciva a sopportare questa sofferenza attraverso la fede, attraverso la preghiera. Oggi come oggi il mondo, ecco, è ammalato con il tumore e altre malattie e allora, ecco, la fede ci aiuta a accettare la nostra malattia, non con rassegnazione, ma anche accettare quella sofferenza guardando il Cristo crocifisso e valorizzando. Sapendo che, come ci dice San Paolo, le sofferenze del momento presente non sono paragonabili con la gloria futura che sarà rivelata in noi. Non che l'uomo voglia la sofferenza, neanche Dio la vuole, ma Dio non ci toglie la croce, ma la trasforma. E il Signore non ha rigettato la sua croce, ma l'ha fatto diventare strumento di redenzione, così anche per l'umanità oggi.